Le indicazioni sulle nuove procedure in 7 lingue sono affisse in Via Cagni, la caserma, ufficio immigrazione, teatro nei mesi scorsi di code interminabili, tensioni e polemiche. Da martedì, annuncia la questura di Milano, si cambia registro, stop alle prenotazioni spontanee e quindi anche alle RS. Chi ha un documento d'identità potrà fissare l'appuntamento per la domanda di protezione internazionale attraverso il portale prenotafacile.poliziadistato.it. Lì, perché quell'ufficio non verrà mai chiuso, si presenteranno coloro i quali hanno il loro appuntamento e verranno trattati giorno per giorno come sono stati sempre trattati da un anno e mezzo a questa parte. Chi non ha documenti dall'11 aprile potrà chiedere assistenza per le pratiche ai sindacati confederali, alla Croce Rossa, ad APSI, ACLI, Caritas e Progetto Arca, canale preferenziale per over 60 donne incinte, all'Hub dell'APSI in Viale Monza 79. Si metterà a frutto l'esperienza collaudata di queste associazioni. L'accrescimento del numero ha reso necessario di dare una disciplina e si ritiene che questa qui possa passare attraverso una prenotazione informatizzata. A Milano le domande di protezione internazionale sono più che raddoppiate nel 2022, da 3.000 a quasi 7.000, e solo nei primi 3 mesi di quest'anno i numeri sono quelli dell'intero 2021.